sessione parleremo di cosa? Del budget e della gestione amministrativa e contabile del progetto stesso. Ma prima volevo appunto parlarvi del partenariato, cioè dell'importanza del partenariato e dell'importanza anche di fare una matrice legata ai portatori di interesse che abbia un senso. Perché? Perché comunque anche in questo caso, cioè il partenariato è fondamentale, perché il valutatore quando valuta il progetto va comunque a vedere intanto se i paesi, diciamo, se la distribuzione è equilibrata. Un progetto che sia sbilanciato, un progetto europeo che sia sbilanciato a livello italiano, quindi abbia più partner italiani, io sono capofila italiano, è un progetto che difficilmente poi viene finanziato, perché il valutatore si accorge subito che è sbilanciato dalla parte italiana. Quindi la prima cosa che si deve fare quando si pensa proprio a un progetto è andare a pensare come distribuirmi, se lo presento proprio direttamente alla Commissione europea, come distribuire il partenariato. Un'altra cosa che devo assolutamente considerare quando vado a individuare i partner è la loro esperienza, perché se è vero che io voglio fare il coordinatore, è importante però far sì che i partner abbiano comunque un'esperienza, o quantomeno, io ho detto una delle prime volte che appunto ci siamo visti qui online, che un aspetto molto importante che viene considerato è la partecipazione all'interno dei nostri progetti di paesi che ancora sono in fase di preadesione oppure sono paesi che hanno sulla tematica hanno poca esperienza, quindi il fatto comunque di inserirla all'interno di un progetto viene assolutamente considerato positivamente, no? dai valutatori. Però dall'altro lato il fatto di mettere troppi paesi che non hanno esperienza ovviamente mi espone a seri rischi, perché gestire poi un progetto, lo vedremo, è assolutamente difficile. Quindi il buon equilibrio lo si ha nel momento in cui ho una sorta di partenariato composto da partner forti, nel senso forti che hanno già esperienza in materia comunitaria, in materia europea, e partner che invece si accingono ora, no, a progettare. Inoltre un'altra esperienza importante, cioè un'altra caratteristica importante che il mio partner deve avere è indubbiamente quella di essere propositivo e fin da subito propositivo e essere abbastanza brillante nel partecipare al progetto stesso. Quando io ho preparato, perché cosa succede? Quando ho preparato il mio quadro logico, io cosa faccio? Lo prendo e comincio a prendere contatto con quelli che diventeranno i miei partner. Quindi mostro loro quella che è la mia idea progettuale e da loro ricevo ovviamente degli input. E questi input devono essere degli input attivi, perché se, e questo mi accorgo subito se il partner è attivo o no, perché nel momento in cui io farò sessioni, normalmente si fanno tante sessioni online, no, di confronto sul quadro logico e sulle attività che io ho individuato, sui risultati, sugli obiettivi che voglio conseguire. Nel momento in cui io vado a interagire con questi partner e ho dei partner che non hanno idee, comunque tendono a non proporre nulla, è meglio non coinvolgerli fin da subito. Perché altrimenti cosa succede? Succede che se io decido appunto di coinvolgere questi partner poco attivi, poi durante il progetto mi renderò conto che dovrò fare quasi tutto io, nel senso che comunque questi sono partner che hanno bisogno poi di essere continuamente stimolati e guidati, e questa cosa ovviamente affatica tantissimo il coordinatore. Un altro aspetto che bisogna considerare quando si scelgono i partner appunto è l'affidabilità, e questo nel senso che lo capiamo se il partner è intenzionato veramente a partecipare oppure no, perché cosa può succedere? Se notiamo che il partner fa fin da subito
fatica un po' a seguirci e non è del tutto convinto di partecipare, è meglio lasciar perdere, perché se poi il partner partecipa e noi cominciamo, diciamo, a dargli una quota di finanziamento e il partner non fa nulla, quindi non mette in atto le attività, succede che al primo momento in cui faccio il punto della situazione, io a questo partner devo praticamente escluderlo, oppure può succedere che un partner stesso, visto che non era tanto convinto, il partner decide di ritirarsi dal progetto, e questo implica una serie di conseguenze di natura amministrativa molto pesanti, perché comunque io ho già consegnato il finanziamento dell'Unione Europea, quindi devo recuperare questo denaro, e vi assicuro che non è assolutamente semplice. È un qualcosa, appunto, assolutamente da evitare. Per questo che dico, quando si individuano i partner, fare subito una considerazione molto precisa di chi cioè, dobbiamo assolutamente fare in modo di avere contatti frequentissimi, soprattutto nelle prime settimane in cui andiamo a scrivere l'application form, perché se ci rendiamo conto che i partner non sono sul pezzo, meglio lasciarli perdere. Ma dal punto di vista, diciamo, più tecnico, più formale, che tipologie di partnership abbiamo? Abbiamo una partnership orizzontale e una partnership di tipo verticale. La partnership orizzontale è costituita da dei partner che svolgono praticamente la stessa attività, ma le individuo in aree diverse. Quella verticale, invece, è quella che praticamente io vado a individuare nella mia stessa area di provenienza, e quindi vuol dire che, facciamo un esempio, se io decido di presentare questo mio progetto legato alla biblioteca, quindi al fatto di incrementare l'utenza della mia biblioteca, e lo voglio presentare all'interno di un programma europeo, quindi non è il FAMI finanziato dal Ministero, come quello che vi ho fatto vedere io la volta scorsa, ma un FAMI che si chiama AMIF, la Commissione l'ha chiamato AMIF, questo è sempre lo stesso programma, quindi il fondo è quello, cioè il Fondo Migrazione, Accoglienza e Integrazione, però lo fa, asilo, scusi, scusate, il fondo. Non accoglienza, ma asilo e integrazione. E lo farò però all'interno della Commissione europea, quindi individuo dei partner europei. Significa che io a livello d'Italia avrò comunque dei partner locali, visto che non voglio sbilanciarlo troppo, mi troverò comunque nel mio partenariato io stesso, che sono comunque un ente locale, e gestisco una biblioteca quindi civica, e andrò a collaborare con, per esempio, un'università che sta facendo degli studi sulla formazione sia degli operatori che degli studenti, e con un'associazione del terzo settore molto attiva nel mio quartiere, che sta lavorando su famiglie che si sono trasferite da poco nella città, e che quindi hanno difficoltà ad integrarsi. Questo è il mio partenariato verticale. Per avere un equilibrio, per far sì che il partenariato sia equilibrato, significa che all'interno degli altri paesi europei io andrò a chiedere un partenariato molto simile, perché per essere equilibrato, se faccio partecipare, per dire, l'Inghilterra, no, l'Inghilterra già adesso ha un po' più di problematica a farla partecipare, perché ci sono più dei vincoli, quindi non è un bel esempio, scusate. Per esempio, non so, decido di far partecipare la Germania, che comunque anche lei si trova ad affrontare un discorso legato ai neoresidenti che provengono dalla Turchia. Andrò a lavorare quindi con un'amministrazione pubblica, e l'amministrazione pubblica tedesca avrà comunque, di una città tedesca, avrà
come partenariato verticale, a sua volta normalmente ha un'associazione o un centro di formazione. In modo tale, in questo modo, diciamo, io sto in pratica creando un equilibrio, no? Tra il mio partenariato e non lo sto sbilanciando. Altrimenti, se io decido di avere più partner italiani e invece vado a inserire nel mio partenariato la Grecia, la Spagna e la Germania e a loro chiedo soltanto di partecipare o come amministrazione pubblica, come terzo settore, sto sbilanciando dalla parte italiana. Okay? Dunque, poi che tipologie di partner esistono? Allora, intanto quando parliamo di partenariato, parliamo intanto all'interno di un progetto, io ho che cosa? Un capofila, no? Il coordinatore del progetto. Il capofila che appunto è quello che poi, e lo vedremo dopo, risponde dal punto di vista amministrativo e anche legale dei finanziamenti che vengono erogati, quindi e rappresenta il partenariato. Dopodiché ho i miei partner 1, partner 2, partner 3 che vengono praticamente, provengono dal minimo 3 paesi, normalmente minimo 3 paesi europei. Però ci sono altre tipologie di partenariato che si possono strutturare. Il primo è il subappaltante. Abbiamo visto l'altra volta che il subappalto è una categoria di spesa all'interno del budget. Il subappaltante è colui il quale va a effettuare, a svolgere, diciamo, un'attività che io non riesco a svolgere. Quindi è colui al quale viene affidato questa attività perché appunto io non ho nessuno tra i miei partner che possa eseguirla. Abbiamo detto che il subappaltante ha comunque un limite percentuale perché il subappalto normalmente non deve superare il 20% del costo totale del progetto. Quindi, il subappaltante può essere inserito, può essere considerato parte, diciamo, ve l'ho indicato come parte del partenariato perché comunque è un soggetto. Di fatto il subappaltante è una voce di spesa, no? È un qualcuno che noi andiamo a pagare che poi ci metterà fattura. Mentre un altro partner, che non andrà ad emettere fattura, ma anzi andrà a finanziare il mio progetto, è il partner sponsor. Nei progetti europei viene molto ben vista la figura appunto di sponsor che vanno ad arricchire da un lato il partenariato e dall'altro comunque portano al progetto dei finanziamenti perché sponsorizzano alcune azioni. E questo ovviamente è un altro aspetto che dobbiamo tener conto quando andiamo a formulare il nostro budget di progetto, perché una quota verrà appunto finanziata tramite questi sponsor. E poi abbiamo il cosiddetto partner associato o partner silente. Chi è il partner associato? Il partner associato è colui il quale non riceve alcun finanziamento e non eroga alcun finanziamento. Però è associato perché partecipa ad alcune azioni e può contribuire in maniera positiva al nostro progetto. Nel nostro caso, io vi avevo parlato di partner associato quando vi ho citato il discorso legato alle aziende che ci serviranno poi per andare a raggiungere l'obiettivo generale di aumento dell'occupazione giovanile. Le aziende, alcune aziende, una o due aziende possono diventare, nel progetto appunto che stiamo sviluppando, dei partner associati. Quindi il partner associato cosa fa, all'interno, diciamo, del partenariato? Lo appoggia, cioè appoggia il progetto, quindi è colui il quale partecipa anche a dei momenti di monitoraggio del progetto oppure degli eventi che si fanno all'interno del progetto e nei quali c'è modo di raccontare al partner associato
quali sono stati i risultati finora conseguiti. In questo modo si aggancia, diciamo, questo partner che viene di volta in volta sempre informato sull'andamento del progetto ed è, diciamo, molto utile perché comunque il fatto di avere fin da subito delle aziende all'interno di un partenariato, pur non percependo alcun finanziamento, è assolutamente positivo. Voi vi chiederete, sì, però che vantaggio ha comunque il partner associato visto che il finanziamento non lo prende? In questo caso il vantaggio è indubbiamente legato alla pubblicità, al fatto che il suo nome comunque venga conosciuto in un ambito europeo o ministeriale nel nostro caso. Comunque tutti i prodotti che noi andremo, cioè gli output di progetto, sono output che poi vengono utilizzati per fare una campagna di promozione, di disseminazione dei risultati anche a livello europeo, quindi per un'azienda è comunque importante farsi conoscere, quindi indubbiamente il ritorno ce l'ha in questo senso. E poi dall'altro, in un progetto tipo il nostro, il partner associato ha la possibilità comunque di monitorare la formazione da parte di questi giovani, quindi di anche costruire insieme ai formatori una formazione che consenta poi di assumere dei giovani che siano formati così come li vuole lui. Quindi ha un doppio vantaggio, pur non ricevendo alcun finanziamento da parte dell'Unione Europea. Questo file che ho costruito è proprio la VBS del mio progetto, nel senso che è la rappresentazione su un file Excel di quello che abbiamo tracciato nella matrice del quadro logico. Quindi qui cosa faccio? Riprendo praticamente i miei pacchetti di lavoro che sono legati appunto alle attività che abbiamo visto dall'altra parte, vale a dire la gestione amministrativa, la formazione degli utenti, degli operatori, nel Work Package 1, la campagna raccolta fondi, gli accordi con altre biblioteche straniere, l'interazione tra gli utenti e infine la promozione e disseminazione dei risultati. Qui ho spalmato praticamente, ho riportato quelle che sono le macro attività, quindi la mia VBS appunto raggruppa le macro attività. Dopodiché, per ogni macro attività, io devo andare a individuare quelle che sono le sottoattività. Quindi, come faccio? Parto praticamente dalla prima VP, quindi la VP0 normalmente, che è la gestione amministrativa e rendicontativa del progetto, e qui vado a individuare le sottoattività legate a questa VP. Quindi ho il coordinamento, lo startup del progetto, il monitoraggio, l'elaborazione del piano delle attività del progetto e la valutazione. E se io non vado a spacchettarle, non riesco poi a costruire il budget di progetto, perché se io dico gestione amministrativa e gli assegno soltanto la percentuale, così come abbiamo fatto nella costruzione della matrice del quadro logico, non riesco a fare il budget analitico. Per questo motivo, invece, spacchettandolo, io ho la possibilità di vedere da quali attività è composto la mia macro attività. E soprattutto, vi ricordate la volta scorsa che abbiamo fatto praticamente la costruzione della sequenze legate alle attività e soprattutto abbiamo individuato il chi fa cosa riferito a un esempio molto semplice, che è appunto gli spaghetti con il sugo, no? In questo caso invece non parliamo più di spaghetti con il sugo, ma parliamo proprio di un progetto in cui facendo e spacchettando la VP per sottoattività io vado a individuare intanto chi è il coordinatore dell'attività stessa e chi partecipa a cosa. Quindi ammettiamo che parto con la gestione amministrativa. La gestione amministrativa normalmente in tutti i progetti europei ma non solo europei, spetta al coordinatore. Quindi il coordinatore ha la responsabilità legata alla gestione amministrativa. Questo
Quindi ha la responsabilità legata al coordinamento, allo startup, al monitoraggio, all'elaborazione del piano delle attività e della valutazione. Attenzione però, il fatto di avere la responsabilità amministrativa significa che quando io faccio praticamente il monitoraggio sono io che coordino gli altri partner in questa attività. Però di fatto a ogni partner io consegnerò questo file Excel, anzi questo file Excel viene compilato insieme ai partner, perché vi ho detto prima, io parto dalla matrice del quadro logico. Ma adesso sto facendo le sottoattività e a ogni partner sarà chiesto poi di andare a redigere il suo budget di riferimento, perché comunque se è vero che io sono coordinatore di questa azione, vorrà dire che io nell'azione 1, che è legata al coordinamento, metterò più ore, perché comunque avendo la gestione amministrativa anche degli altri partner e di tutto il partenariato, io dovrò mettere più personale a disposizione per fare quell'attività e quindi avrò bisogno di più personale, di più ore, di più budget. Ciò non toglie che però anche agli altri partner dovrò lasciare un budget, cioè tutti i partner dovranno mettere un budget sulla gestione amministrativa, quindi dovranno individuare tot persone che faranno quell'attività lì, ok? Idem per quanto riguarda lo startup. Nello startup anche loro metteranno un tot di tempo legato, vabbè, il tempo poi ne parliamo dopo, però, scusate, un tot di personale, cioè una persona che si occuperà appunto dello startup del progetto. Oppure posso anche decidere che lo startup non voglio che sia, insieme ai partner ovviamente lo decido, che gli altri partner effettuino l'attività di startup significa andare a organizzare per esempio il kick-off meeting. Quindi ogni progetto europeo ha anche progetto nazionale ha ovviamente una riunione all'inizio progetto in cui viene presentato il progetto, si decidono e si riguardano le tempistiche e si presentano i documenti amministrativi ufficiali si riguardano praticamente gli obiettivi e i risultati da conseguire. Quindi lo startup normalmente è un'attività che viene gestita ancora dal coordinatore, mentre il monitoraggio è un'attività che sempre spetta al coordinatore, perché abbiamo detto che io sono il VP, sono lead partner di questa macroattività, però con la partecipazione ovviamente degli altri partner che ci metteranno comunque una quota di budget. Idem per quanto riguarda il piano delle attività. Il piano delle attività viene compilato insieme o redatto insieme agli altri partner, però chi diciamo poi effettivamente lo presenta sono io, quindi metterò anche qui più personale, più ore. La valutazione invece, e qua cominciamo a entrare praticamente nel discorso, diciamo, legato al budget di progetto, è qualcosa che invece riguarda più un aspetto esterno. Vi ho detto forse l'altra volta che i costi del progetto, mi ricordo se abbiamo poi fatto in tempo a vederla, forse sì. I costi del progetto sono le macro, diciamo, voci che costituiscono il budget di progetto, sono essenzialmente legate appunto al personale, ai viaggi, alle attrezzature e appunto alle spese, ai servizi esterni, quindi le consulenze. In questo caso il valutatore è collegato a un servizio esterno, nel senso che il valutatore è normalmente o lo subappalto ad un'agenzia che faccia questo di mestiere, oppure e quindi do la consulenza a questa agenzia. Oppure decido di avere una persona esterna che mi faccia proprio l'attività di valutazione. È comunque un'attività che viene data in subappalto.
Un'altra, diciamo, voce molto importante è la creazione di materiale informativo, perché questo è collegato poi alla promozione, alla disseminazione dei risultati del progetto, alle spese per i meeting, gli incontri che vengono fatti, e poi, vi avevo accennato la volta scorsa, le spese generali che incidono per non più del 7% rispetto al costo totale del progetto. Spese generali che ancora una volta sono quei costi che in inglese si chiamano overheads, che vanno praticamente calcolati in base ad una percentuale e normalmente non richiedono delle pezze giustificative, perché è una percentuale, è un forfait che viene praticamente. Che la Commissione ha deciso di dare proprio perché all'interno di queste spese noi andiamo a raggruppare spese del tipo telefoniche piuttosto che legate, che ne so, alle bollette della luce, del gas, cioè tutto quello che praticamente non riusciamo effettivamente a collegare a una pezza giustificativa. Quando si crea un budget, dobbiamo praticamente andare a mettere insieme, lo stiamo vedendo proprio adesso, il budget totale del progetto è dato da tanti piccoli budget che i partner danno, cioè i costi che costituiscono il progetto sono dati dai partner, dal capofila e dai partner. Ovviamente al capofila spetta la responsabilità del budget stesso, perché nei confronti della commissione, quindi il denaro viene affidato al capofila, poi è il capofila che lo distribuisce ai partner. Quindi attenzione che il budget è un aspetto molto importante da costruire. Per questo motivo il suggerimento è proprio di costruirlo in maniera analitica, andando a costruirsi appunto all'interno del quadro logico, spalmando prima costruendo approssimativamente un costo totale di progetto, dopodiché andare a costruire un budget analitico insieme con i partner. Il budget deve essere appunto quanto più analitico possibile, perché se ci sono delle spese che poi non abbiamo considerato, è veramente difficile poi andare a chiedere alla commissione di modificare il budget. Per questo che più siamo bravi a compilare il budget preventivo e meno problemi avremo poi nella gestione. Il budget, ovviamente, ritorno al file Excel della costruzione della mia VBS. Il budget preventivo è ovviamente costruito a un cronoprogramma, perché ovviamente queste sottoattività poi devono essere spalmate nel tempo. Quindi, quando costruisco il budget e prendo quindi il mio file Excel, io devo intanto identificare il lead partner, quindi colui il quale è responsabile della mia VP, e nello stesso tempo andare praticamente a costruire per ogni sottoattività il budget di progetto, quindi a chiedere a ogni partner di contribuire, di costruire lui stesso la sua sottoattività. Per far questo, ovviamente, mi serve sapere dal punto di vista della tempistica come vanno spalmate le attività, ok? Perché ovviamente io non posso distribuire delle attività e dire ai partner datemi il budget se non so quanto dura l'azione, ok? Quindi quando costruiamo il budget, costruiamo insieme anche la VBS, ovviamente, ma soprattutto individuiamo il coordinatore delle singole dei singoli work packages, e nel frattempo andiamo anche a stabilire dal punto di vista della tempistica quanto durerà questa azione. Cosa significa?
Prendiamo per esempio l'attività zero, quindi il coordinamento, la gestione amministrativa del progetto. Allora, la gestione amministrativa del progetto è un'attività che andrà, che è costituita appunto da queste sottattività, e quindi io quello che devo fare per costruire il diagramma di Gantt, vi ricordate che ve l'ho fatto vedere la volta scorsa in maniera teorica, cioè come slide, adesso invece la vediamo dal punto di vista pratico, io devo andare praticamente a definire questa attività quanto mi copre. Il coordinamento, ammettiamo che il periodo, diciamo, complessivo della durata del mio progetto sia 24 mesi, ok? Quindi, vi ricordate che all'interno del bando c'è comunque l'indicazione, la commissione ce la dà, di quando deve iniziare il mio progetto e quando deve finire. Questo ovviamente mi serve per andare poi a distribuire le attività sul diagramma di Gantt. Riprendendo la via WP0, quindi la gestione amministrativa, io parto dal coordinamento. Allora, il coordinamento ovviamente cos'è? È una sottoattività che mi coprirà tutti i 24 mesi, perché il coordinamento non lo faccio solo un mese, ok? Quindi tutti i 24 mesi. Questo cosa implica? Che nel momento in cui io ho spalmato sul mio diagramma tutta questa fascia, quindi dal primo mese al 24esimo mese, io so che intanto il personale che metterò a disposizione andrà a coprire tot mesi, ok? E non meno, perché comunque l'attività deve coprire tutti questi mesi qua, ok? Poi passiamo, diciamo, alla seconda sottoattività. La seconda sottoattività, che è lo startup del progetto, è il kick-off meeting. Bene, il kick-off meeting quando lo faccio? Normalmente si fa nel primo mese del progetto, e quindi o massimo nel secondo. Ammettiamo che io lo voglia fare nel secondo mese. Quindi andrò a stabilirmi qui, a fissarmi qui il kick-off meeting, poi ve lo darò compilato. Adesso non guardate come è compilato, perché non ci ho ancora, diciamo, messo la testa, è solo per cercare di ragionare insieme a voi come costruire il Gantt, poi ve lo darò comunque già costruito. Allora, ammettiamo che lo startup di questo progetto, quindi il kick-off meeting, noi lo facciamo il secondo mese d'inizio, quindi a febbraio. Ammettiamo che inizi a gennaio, ok? Quindi a febbraio faccio il kick-off. Significa che qui, dal punto di vista del mio budget, andrò praticamente a inserire il budget che mi occorre per costruire il kick-off meeting, che copre appunto 2 mesi, va bene? E poi procedo con le altre sottoattività. Monitoraggio, sono sempre nella WP0. Monitoraggio. Il monitoraggio, come il coordinamento, è un'attività che si fa sui 24 mesi, quindi andrò a spalmare il monitoraggio su tutti i 24 mesi. L'elaborazione del piano delle attività è qualcosa che devo fare il primo mese di inizio del progetto, quindi la posiziono sul mese 1. La valutazione, quando è che faccio la valutazione? Ovviamente a fine progetto, ok? Adesso l'ho messa proprio qui, però diciamo che è un'attività che invece mi prende normalmente 3 mesi, quindi io devo contare che dal mese 22 io devo comunque avere il valutatore già attivo, perché la valutazione deve essere pronta per la fine del progetto, o meglio, non è vero, io il valutatore lo posso prendere il 23esimo mese, e far sì che appunto lavori per accompagnarmi alla fine del progetto. Dopodiché normalmente il report di valutazione viene consegnato quando il progetto è finito. Ovviamente la fattura del valutatore, ma questo lo vedremo dopo, deve arrivarmi prima della fine del progetto, altrimenti diventa una voce non ammissibile. Vi ricordate che vi avevo detto la volta scorsa che il budget di progetto, i finanziamenti, diciamo, vengono dati solo per quelle attività che fanno parte che sono inserite nella durata del progetto. Se io al valutatore gli dico di fatturarmi l'anno dopo la fine del progetto, ovviamente poi questa spesa viene considerata non ammessa. Quindi
Quindi attenzione anche a quando chiedere, diciamo, di emettere le fatture. La tempistica deve essere quella legata alla durata del progetto, altrimenti se va oltre non va bene. E poi procediamo, cioè andiamo avanti con le altre attività. Quindi vi ho detto prima, qua ci sono io, quindi sono io come coordinatore, quindi divento io come responsabile di VP, pur di nuovo, ripeto, andando a ottenere il budget da parte di tutti gli altri attori, di tutti gli altri partner di progetto. Passiamo alla VP1, sto parlando di formazione utenti operatori. Ok, ma la formazione utenti operatori, che è la VP, quindi che dice tutto, dice niente. Quali sono le sottoattività di questa VP? Elaborazione di un piano di formazione. Allora, in questo caso cosa faccio? Comincio a prendere il mio diagramma di Gantt e penso l'elaborazione del piano di formazione. Quando è che comincio a farla? Lo farò all'inizio, un piano di formazione. Quindi mettiamo dal mese 2 al mese 3 faccio il piano di formazione. Ecco, ricordatevi sempre che quando vado a costruire il diagramma di Gantt, devo sempre ricordarmi di inserire anche la milestone, no? Quindi significa che al mese 5 io metterò qui e ve lo ritroverete, un cerchiolino rosso, che significa che al mese 5 io faccio il punto della situazione, vale a dire io consegno il piano di formazione. Ok? Idem per quanto riguarda l'elaborazione del piano delle attività. E al mese 1 io avrò la consegna del piano dell'attività, è un'altra milestone. Ok? Quindi sto anche tracciando e fissando i miei paletti in cui faccio il punto di quello che sto facendo. Dopodiché, cosa faccio nella formazione? Andrò a elaborare questionari di gradimento e poi andrò a erogare i miei corsi. Ok? Va benissimo. Come faccio? L'erogazione ovviamente dei questionari è qualcosa che io dal punto di vista tempistico posso fare a metà normalmente del progetto, dipende quando desidero praticamente avviare la formazione. Ammettiamo che il piano di formazione sia pronto per il mese 3, i questionari di gradimento posso decidere o li faccio subito, oppure decido di farli più avanti. Ora, chi decide qui chi fa cosa? Lo decido io insieme con i miei partner, nel senso che visto che ho individuato dei partner e ho tenuto conto proprio anche della distribuzione, in questo caso per competenze delle attività dei miei partner, io andrò quindi a individuare, ammettiamo che il mio partner sia all'università, andrò ad assegnare questa attività all'università di Vatelapesca e l'università sarà coordinatrice di questa VP e avrà quindi a livello di budget un budget un po' più consistente, perché comunque l'elaborazione del piano di formazione ci metterà più personale rispetto a quello che ci mettono gli altri partner. Anzi, io forse non ce la metto proprio, ci metterò qualche ora di qualche persona che partecipa alla redazione del piano, ma chi lo fa effettivamente sono i ricercatori dell'università. Idem per quanto riguarda i questionari di gradimento. I questionari vengono comunque preparati sempre dall'università per poi confrontarli con gli altri partner. Idem per quanto riguarda l'erogazione dei corsi di formazione. I corsi di formazione in cui io metterò comunque delle ore di lavoro del mio personale, perché il corso di formazione, la durata del corso non la decide direttamente l'università. L'università, mentre stiamo scrivendo il progetto, si confronterà con tutti noi, con me come coordinatore, con tutti gli altri partner, per andare a stabilire la durata del corso. Ci presenterà quindi un corso che abbiamo detto che è uno degli aspetti, degli elementi dei progetti europei, comunque l'innovatività, quindi gli chiederemo di elaborare un corso che sia innovativo nella sua capacità appunto di coinvolgere gli operatori e i giovani stranieri,
E non solo, anche ho pensato di inserire anche la figura di giovani volontari che poi faranno un po' da mediatori con i giovani neoresidenti stranieri, quindi sono volontari che sono cosiddette, le ho chiamate figure di integrazione, dovrebbero mediare tra me, biblioteca e il quartiere, quindi le famiglie, i neoresidenti. E per agevolare proprio l'accesso e il coinvolgimento attivo da parte degli stranieri che potrebbero mostrare meno diffidenza nei confronti di persone che hanno attraversato, diciamo, la loro stessa esperienza legata appunto all'integrazione. Dopodiché con l'università quindi cosa faccio? Vado ad identificarmi quante ore di formazione andrò a derogare, a fare. E poi ovviamente qui l'università stessa mi dirà quante ore metterà a disposizione per la formazione, quindi il formatore quanto costa all'ora e quante ore andrà a fare a derogare di formazione. Ok? Passiamo alla VP2, a campagna raccolta fondi, stessa cosa di prima. Quindi campagna raccolta fondi. Io all'interno del mio partenariato lascerò fare questa attività, comunque individuato all'interno della mia matrice dei portatori di interesse, qualcuno che potrà fare questa sorta di campagna e quindi che potrebbe essere appunto un istituto, un'associazione del terzo settore molto, oppure un sì. Può essere un'associazione che è molto esperta o anche un partner particolarmente esperto nell'attivare appunto queste raccolte fondi e la raccolta fondi avrà quindi all'interno della VPS il suo capofila. La raccolta fondi, quindi il lancio della campagna, la raccolta dei risultati della raccolta saranno legati appunto a questo coordinatore della mia VP che inserirà nel budget più ore rispetto agli altri partner, perché farà ovviamente più ore rispetto a quelle che fanno sia l'università che io stesso come coordinatore. Ci lavorerò, ma non con così tante ore. Gli accordi con le biblioteche straniere. Ecco, questa è un'altra attività che a mio avviso dovrò effettuare e svolgere io come coordinatore, perché comunque sono io la biblioteca quindi tramite il mio ente, che andrò a coinvolgere le altre biblioteche e quindi in questa VP avrò un budget importante. Ripeto, a livello del diagramma di Gantt, quindi come andrò a fare coincidere questa attività e a spalmarla all'interno appunto del mio Gantt, andando a individuare quando inizia e quando finisce questa mia attività, chiederò agli altri partner di partecipare. Gli altri partner vi parteciperanno ovviamente con un budget minore rispetto al mio. Se sono in ambito europeo, un'altra biblioteca che è partner di progetto, anche lei andrà ad effettuare la mia stessa attività e ci metterà più o meno il mio stesso budget, ovviamente. Ma visto che siamo in ambito nazionale, gli altri partner, se sono uno un'associazione, l'altra, abbiamo detto, l'università, sono io praticamente in questo caso che ci metterò più budget, indubbiamente. Poi abbiamo l'interazione tra gli utenti. In questo caso andrò praticamente a creare all'interno della biblioteca delle iniziative. Ecco, anche in questo caso l'interazione tra gli utenti per avere anche qui un partenariato ben distribuito e anche con delle VP ben distribuite a livello di partenariato. In questo caso non sarò io coordinatore a fare attività di interazione di eventi all'interno della biblioteca. Chiederò a un'associazione, io chiederei, cioè inserirei di nuovo un'altra associazione del terzo settore che mi faccia comunque degli eventi, mi organizzi dei momenti di interazione con gli utenti. Ovviamente come faccio a identificare quel partner?
quando costruisco la mia matrice dei portatori di interesse, vi ricordate che all'interno della matrice io vado praticamente già subito a delineare quelle che sono le caratteristiche di quello che diventerà il mio partner. Quindi qui andrò a definire le caratteristiche che sono quelle legate ad un'associazione con esperienza, che sa trattare comunque con questa utenza giovane, soprattutto straniera, e che è riconosciuta anche all'interno del mio quartiere, okay? Di cui comunque le persone si fidano, in modo tale che poi queste iniziative, cioè ci siano comunque eventi di interazione e non si tratta quindi soltanto di andare ad attrarre il nuovo pubblico, ma far sì che gli utenti che normalmente frequentano la mia biblioteca poi siano messi nelle condizioni di interagire. E poi per ultimo la promozione, la disseminazione dei risultati, anche in questo caso andrò a definire all'interno del mio partenariato, se voglio, un'associazione, anche in questo caso, che sia esperta nel presentare i risultati e nel promuoverli, oppure se ritengo che voglia essere io stessa a fare un piano io come coordinatore a fare l'azione di disseminazione dei risultati, farò in modo che sia io capofila, diciamo, questa azione, quindi con un budget destinato a me destinato più importante rispetto agli altri. A livello di cronoprogramma, ovviamente l'ultima VP si svolgerà nella fase finale del progetto, no? Perché comunque la presentazione dei risultati avviene tramite un evento finale che costituisce quindi una milestone in cui faccio il punto e che normalmente viene posizionata al mese, questi sono 24 mesi di progetto, al mese 23, in cui andrò a presentare appunto i risultati del mio progetto, ma non solo. Farò in modo, diciamo, che quell'attore, quel partner che andrà ad occuparsi di questa VP sia anche promotore di far conoscere sia la metodologia che è stata utilizzata nella formazione che i risultati che sono stati conseguiti fino a questo momento, e non soltanto ovviamente a livello locale, anzi soprattutto a livello più alto, perché a me localmente che si conoscono i risultati sì, è importante, però fino a un certo punto l'importante è che il progetto venga conosciuto in tutta Italia, se non in tutta Europa, ok? Anche perché ricordiamoci che non sono fondi miei, sono fondi che arrivano dall'Unione Europea. Dunque, vi ho detto prima che quando costruisco quindi la VP, io devo andare praticamente a fare queste sottoattività. Per ogni sottoattività, quindi chiederò a ogni partner e io stessa andrò a costruirmi il budget di progetto. Quindi, cosa significa? Che quando io penso alla sottoattività, e questa è l'utilità poi di fare la sottoattività, andrò anche a pensare quante persone possono lavorare sul coordinamento. Quante ore faranno legate al coordinamento? Quindi quante persone e quante ore? Vado praticamente a costruirmi un budget di dettaglio legato proprio alla mia sottoattività. Normalmente lo si fa praticamente qui per ogni sottoattività. Io vi faccio vedere, ho compilato soltanto una sottoattività. E in pratica cosa faccio? Vado a identificare queste figure e vado a immaginarmi dal punto di vista della settimana quante ore a settimana o quanti giorni a settimana questa persona lavorerà al progetto e per quanti mesi. E ovviamente il costo della persona e la sommo alla tempistica che sono andata a individuare. Tempistica ovviamente che corrisponde con quello che abbiamo inserito qui nel cronoprogramma e ottengo ovviamente il totale del mio progetto. Va bene? E questo lo devo fare praticamente su ogni sottoattività. La stessa cosa devono fare i partner. Spetta poi al coordinatore mettere insieme tutti gli input di budget che arrivano dai vari
dai vari partner, non soltanto il proprio, ma ovviamente tutti, anche perché il budget poi è uno, no? È costituito da è un budget che è costituito da più budget analitici. Come metodo, dal punto di vista, diciamo, di distribuzione del personale, normalmente noi utilizziamo in pratica compiliamo un file in cui chiediamo praticamente al partner di inserire per ogni VP in cui il personale deve essere attivo, il costo del chi fa cosa, vedete, e la funzione del nominativo quando lo si conosce, se personale interno e esterno, e quante ore al mese di attività fa questa persona. E dopodiché si compila praticamente persona, scusate, ente per ente, il budget legato al personale, ma anche il budget legato alle attività. Più quello legato al personale è importante farlo in maniera così analitica, perché vi ho detto prima che poi il personale deve corrispondere comunque a una percentuale. Per far sì che il budget non sia sproporzionato, è utile comunque sempre andare a compilare il budget in questo modo, cioè a fare un budget legato al personale in questo modo, VP per VP, in modo tale che si ha il quadro generale di quanto budget viene destinato proprio al personale stesso. Poi, altra matrice così che viene costruita è proprio quella della suddivisione delle attività partner per partner. Normalmente poi si prendono quelle che sono i VP che sono stati delineati qui e che hanno di fianco comunque il budget specifico, li si riporta per avere un quadro generale di chi fa cosa rispetto appunto alle attività che abbiamo spalmato qui nel cronoprogramma. Per vedere, vi ricordate l'esempio sempre degli spaghetti del sugo? E qui praticamente la rappresentazione delle attività di dove praticamente subentrano i vari partner e dove praticamente i partner e le varie sottoattività si sovrappongono. Vedete per esempio il collegamento con le biblioteche per consentire lo scambio del materiale è qualcosa che riguarda tutti i partner di progetto, e a livello, diciamo, del cronoprogramma sarà qualcosa che va a sovrapporsi con il coordinamento piuttosto che con la formazione. Quindi, comunque, sono attività che vedono la concatenazione sia delle attività dei singoli partner, che dal punto di vista tempistico coincidono con altre attività. Il tutto, questo viene fatto perché ovviamente devo avere il quadro che queste sovrapposizioni vengano tenute in considerazione e le attività comunque continuino a scorrere e non ci sia nessun intoppo che impedisce a loro di realizzarsi. Ok? Per questo che è utile farlo, perché qui ho il quadro. E mi rendo conto se so, per esempio, ho bilanciato anche la suddivisione delle attività e non ho un partner che adesso è facile perché qui ho rappresentato quattro partner. Immaginate un progetto in cui ci sono 15 partner, devo avere comunque un file che mi consenta poi di tenerli sotto controllo, cioè di fare in modo che io abbia la rappresentazione della distribuzione delle attività partner per partner e non ci sia un partner che non faccia nulla, ok? Importante questo aspetto. Dopodiché, dopo che ho chiesto a tutti i partner il dettaglio legato a ogni singola sottoattività, ho chiesto un dettaglio legato soprattutto al discorso del personale, vado a costruirmi il budget di progetto e quindi lo faccio ovviamente a livello di coordinatore, vado a riportare quello che vi ho detto prima, il coordinatore che lo fa, metto insieme le informazioni che ho ricevuto dai partner insieme con le mie legate ovviamente al budget. Ho il mio budget di progetto che avrà un suo costo finale. Qui vengono riportati praticamente i costi legati alle categorie di budget che vi ho fatto vedere prima nella slide, che sono appunto
lo staff, quindi il personale, il materiale didattico, in questo caso il materiale informatico, perché se voglio creare comunque un software che vada a collegarsi ai prestiti delle biblioteche straniere, devo prevederlo, ai materiali di consumo legati ai testi che voglio andare in lingua straniera che vado ad acquistare, il subappalto che nel mio caso è collegato all'attività del valutatore, altro che possono essere altre spese, e le spese indirette. Nel materiale di consumo posso mettere anche la carta se sono in grado di poi avere una fattura ad hoc, altrimenti l'acquisto, diciamo, di carta, cartucce, eccetera, viene inserito nelle spese indirette. Dopodiché, che cosa ho? Ho una voce che riguarda gli altri contributi che sono, vi ricordate la slide in cui abbiamo visto la figura del partner sponsor? Altri contributi possono provenire appunto da un partner sponsor, la quota di cofinanziamento che ci metto io, che ci mettono i partner, e poi il finanziamento che vado a chiedere. E dopodiché, il file dovrebbe poi generarmi in pratica il costo. O comunque devo costruirmi un file Excel in modo tale che tutto torni, nel senso che io avrò comunque un totale delle entrate e un totale delle uscite, ok? E poi qual è la quota che vado a richiedere all'interno del mio progetto. Finita, diciamo, questa fase, mettiamo il caso che io abbia scritto un progetto bellissimo, quindi sia riuscita praticamente a tenere in considerazione nel mio progetto anche altri aspetti, oltre al partenariato e al fatto di andare a stilare un budget che sia coerente con quelle che sono le mie azioni, devo tenere conto quando scrivo il mio progetto, questo ve l'ho già detto, del valore aggiunto europeo, quindi quando vado a compilare il formulario devo sempre fare riferimento al valore aggiunto europeo. Al fatto praticamente che le scelte non siano scelte quando scelgo, diciamo, di fare questo progetto e la ricaduta di questo de dei risultati del progetto stesso non sono soltanto a livello locale, perché sto affrontando comunque un problema che accomuna anche tutti gli altri stati dell'Unione Europea. Ricordiamoci, sono finanziamenti europei, non sono miei. Poi le esperienze ovviamente, sia mie che dei partner che vado a coinvolgere, e l'innovatività delle metodologie che metterò in campo per andare a realizzare, nel mio caso, per esempio, i miei corsi di formazione, ma anche gli stessi eventi di interazione tra i soggetti. Solo il fatto, per esempio, che mi è venuto in mente di utilizzare, ma no, a caso, di creare queste sorte di figure di integrazione che mi aiutano, volontarie che vanno un po' a mettersi in contatto, cioè studenti stranieri che hanno comunque vissuto questa fase di integrazione e che potrebbero, diciamo, aiutarmi ad agganciare questi giovani neoresidenti nel quartiere, è già qualcosa di innovativo, perché è una figura che comunque non esiste. Quindi l'invito è, quando scrivete in quel progetto, di pensare anche all'innovatività, che non deve essere andare a inventare chissà quali cose dal punto di vista tecnologico. Innovatività significa proprio anche creare delle figure o appunto andare a ideare delle for erogare delle formazio una formazione anche a una categoria che finora non era ancora stata presa in considerazione. E poi, altro aspetto da inserire nel progetto, sicuramente andare a considerare bene gli indicatori e le fonti di verifica. Attenzione alle fonti di verifica, che riprenderemo comunque la prossima volta, e il fatto di andare a promuovere, visto che il mio progetto comunque deve avere un contenuto, un valore aggiunto europeo, lo devo promuovere a livello europeo e devo far sì che i risultati comunque siano risultati che giovano non soltanto al mio quartiere, ma a tutti in generale, perché comunque sono buone prassi che possono essere replicabili, devono essere replicabili in altre zone, non solo d'Italia.
Un altro aspetto è il fatto che il mio progetto sia complementare a altre attività, in questo caso normalmente sul territorio, quindi devo dimostrare che sto facendo qualcosa complementare a qualcos'altro e la sostenibilità futura dell'azione che vado a fare. Questo lo devo comunque scrivere e raccontare quando vado a compilare il mio formulario. Ammettiamo che io sia stata bravissima, il valutatore l'ha considerato positivo e quindi il progetto viene finanziato. Bene, il progetto viene finanziato, quindi io inizio a fare le mie attività e sono già nella fase praticamente quasi finale del mio progetto. E posso essere anche a metà del mio progetto, mettiamo che siamo a metà del mio progetto. Io devo iniziare fin da subito a chiedere e a fare io stessa un'attività che si chiama attività di rendicontazione. Perché l'attività di rendicontazione che io qui vi ho scritto nella slide, che è un'attività riassuntiva finale, di fatto non è proprio del tutto corretto, perché è vero, si fa una rendicontazione finale, che è quella più consistente, ma si fa anche una rendicontazione intermedia, anzi è buona cosa, qui lo decide il coordinatore se farlo o no, effettuare una rendicontazione intermedia, perché la rendicontazione è un'attività che vi consente di capire, visto che il budget abbiamo visto come io ho costruito un budget e ho identificato queste spese insieme con i partner. Di fatto ho chiesto ai partner di presentarmi il loro budget per sottoattività e l'ho messo insieme, ho creato un unico budget. E poi nella fase, diciamo, di rendicontazione, io chiederò ai partner di presentarmi quindi le spese che hanno sostenuto sottoattività per sottoattività. Quindi questa attività è un'attività che a volte viene considerata molto noiosa o non considerata anche nei corsi che si fanno di europrogettazione, ma molto importante perché tramite la rendicontazione io vado proprio a capire se effettivamente miei obiettivi li sto raggiungendo oppure no. Per questo la raccomandazione è quella di effettuare una rendicontazione anche intermedia, perché se io faccio, al di là diciamo che io faccio comunque dei momenti, ovviamente devo fare dei momenti di monitoraggio delle azioni, e al di là che io entri nel merito delle attività stesse, quindi di come della buona riuscita delle attività, le attività comunque abbiamo visto nella costruzione della VBS sono collegate a una tempistica e a un budget, quindi la buona riuscita dell'attività è data anche dal fatto che il mio partner o io stessa abbia speso dei soldi per realizzarla, perché se non li ho spesi e non ho nulla da rendicontare, significa che il progetto non sta andando bene, ok? E anche a livello di tempistiche, quindi nel momento in cui io decido di effettuare una rendicontazione intermedia, so che a metà del progetto i partner devono aver eseguito tot attività e quindi avere delle pezze giustificative da mostrarmi. Quindi, vabbè, questa ve la risparmio, ve la potete leggere da soli che cos'è appunto la rendicontazione. Con la rendicontazione la commissione cosa fa? La commissione, l'autorità di gestione del programma vanno a controllare, entrambi vanno a controllare se effettivamente noi stiamo intanto realizzando le attività di progetto, ma soprattutto se stiamo seguendo anche, stiamo presentando le spese che abbiamo effettuato utilizzando gli applicativi a regolamento contabile dell'autorità di gestione del programma stesso. Ciascun programma ha una sua modalità di rendicontazione, nel senso che ci sono dei programmi, quasi tutti hanno comunque un applicativo online.
E quindi la rendicontazione viene effettuata proprio online, quindi si entra nel portale, si inseriscono tutte le spese che sono state effettuate o i numeri di fattura. E quindi in pratica con la rendicontazione finale noi cosa andiamo a fare? Andiamo praticamente a presentare un progetto che deve rispondere a quello che erano i costi che avevamo inserito nel budget preventivo. Quindi nel rendiconto noi avremo che cosa? Di nuovo la tipologia di spesa che avevamo all'inizio, ve la ricordate la tipologia di spesa come era fatta? Era praticamente fatta così, un attimo che vi riprendo, la tipologia di spesa era fatta dal personale, materiale didattico, materiale informatico e con il rendiconto io andrò a riportare quanto ho speso per spese di personale, materiale didattico, materiale informatico, eccetera, eccetera. Perché è importante fare la rendicontazione intermedia? Perché io mi rendo conto a metà progetto se effettivamente queste spese di personale sono stanno seguendo, diciamo, il ritmo che avevo pensato io quando ho realizzato il budget preventivo di progetto, perché può succedere che invece mi sto scostando molto e quindi devo assolutamente poi correre ai ripari prima ancora che il progetto sia finito. Non posso pensare di aspettare che il progetto finisca per poi fare degli aggiustamenti di budget, ok? Inoltre, all'interno, diciamo, del rendiconto inserirò la tipologia di giustificativo, che può essere una fattura, ma non solo, e poi anche la spesa quando è stata realizzata e la data, no? Come si fa con qualsiasi rendicontazione. Abbiamo già visto che come per la redazione del budget, ovviamente per essere ammissibile la spesa nella fase di rendicontazione deve essere sostenuta dal beneficiario, deve essere sostenuta all'interno di della tempistica di progetto, deve essere registrata nella contabilità del beneficiario. Normalmente viene chiesta dalla Commissione la creazione di un capitolo ad hoc, soprattutto da parte del coordinatore, in modo tale che se c'è un'ispezione c'è la possibilità da parte di chi viene a farla di individuare appunto come sta andando la procedura di erogazione dei fondi. Attenzione che non possiamo pensare una volta diciamo, iniziate le azioni, una volta finanziato il progetto, iniziate le azioni, che se il bando prevedeva comunque una percentuale di erogazione fondo pari, non so, al 20%, prima ancora di iniziare le attività stesse, io questo 20% non me lo posso tenere io come coordinatore sul mio capitolo di bilancio. Devo comunque subito distribuire questo denaro agli altri partner. Perché se è assolutamente vietato che il coordinatore appunto si appropri della quota di finanziamento, non la distribuisca ai partner. Quindi assolutamente per questo ci chiedono di andare ad aprire un capitolo ad hoc in cui è sempre facile, diciamo, da parte della Commissione o da parte di un'altra autorità, in questo caso del Ministero, andare a controllare che effettivamente stiamo erogando anche finanziamenti agli altri partner. Attenzione inoltre, ma questo l'abbiamo già detto nella costruzione del budget, che se quella spesa io l'ho affrontata per un altro progetto finanziato, anche finanziato da una fondazione o da un'associazione, cioè c'è il divieto del doppio finanziamento, io non posso utilizzare la stessa fattura per chiedere comunque il rimborso sia da parte dell'associazione che da parte della commissione. Questo è assolutamente vietato, quindi quello che io presento alla commissione deve essere praticamente presentato ai fini del mio progetto europeo.
Vi ho detto prima che nel rendiconto io andrò quindi a rendicontare sia le spese dirette che le spese indirette, quindi i costi indiretti, gli overheads, che hanno comunque una percentuale. Ora entriamo nel merito di ogni singola, di ogni singolo costo diretto. Mi scuso, ma ho splafonato anche oggi, quindi la prossima volta dobbiamo comunque terminare la rendicontazione prima di vedere, diciamo, un'altra tipologia, diciamo, di progetto che è quella finanziata con i fondi strutturali, e che parte vi ho già spiegato, però volevo farvela vedere in maniera pratica. Nei costi diretti che cosa troviamo? Le voci di costo ve le ho fatte vedere quando abbiamo costruito il budget, quindi l'attrezzatura, i costi del personale, i materiali di consumo, i viaggi, eccetera, eccetera. E qui che cosa avremo? Per ogni voce ci dovrà essere comunque una documentazione che giustifichi la giustificazione della spesa, ok? Siamo in fase di rendicontazione. Allora, per quanto riguarda, diciamo, la rendicontazione legata al personale, qui utilizziamo la metodologia che normalmente si fa, si utilizza per pagare il nostro personale, ok? Perché cioè la commissione non ci chiede di di mettere in pratica o di attivare un regolamento ad hoc per il nostro progetto. Utilizziamo quello che normalmente stiamo utilizzando per pagare il nostro personale. Il personale però ha diverse categorie, cioè possiamo, diciamo, assumerlo e possiamo averlo internamente. Quindi avremo personale a tempo indeterminato, personale a tempo determinato. Personale esterno che viene comunque assunto, i co.co.co. che vengono assunti ad hoc per l'effettuazione del mio progetto, oppure del personale che viene preso con contratti di collaborazione a progetto. Inoltre, attenzione che per quanto riguarda invece personale che effettua una prestazione occasionale, per esempio il valutatore o anche il revisore dei conti, rientra nella categoria di spesa subappalto e non nella categoria di spesa personale. Anche perché a questo professionista si tratta appunto di professionisti che ci presentano poi delle notule, e per questo motivo la commissione le considera come subappalto. Idem, i contratti che noi andremo per le prestazioni d'opera non soggette a regime d'IVA o soggette a regime d'IVA, ok? Dunque, che cosa ci chiede poi di documentare come documentazione a supporto del personale interno, per esempio? In questo caso noi dovremmo presentare i cedolini degli stipendi, la documentazione di versamento dei contributi, degli oneri fiscali, il prospetto di come è stato calcolato il costo orario del dipendente. Perché noi quando costruiamo il budget preventivo andiamo praticamente ad inserire un costo, ma non dobbiamo giustificarlo come siamo arrivati a quel costo. Quel costo lo conosciamo, no? Il personale a tempo indeterminato. Quindi, però qui nel rendiconto finale, quindi rendicontazione finale, dobbiamo dimostrare come siamo arrivati a calcolare quel costo orario. Il contratto, se c'è un contratto, il contratto che è collegato a quella figura specifica, e poi altra documentazione che va legata è la lettera di incarico. Nella lettera di incarico vengono inserite le ore, per questo che è importante fare il budget analitico, prima ancora preventivo, perché con la lettera di incarico noi inseriamo già le ore che questa persona andrà ad effettuare su questo progetto. Poi i mandati, quietanziati, che sono un altro documento di spesa, e il curriculum vitae. Curriculum vitae che comunque era già stato, normalmente viene presentato anche in fase preventiva. Il personale invece esterno
le caratteristiche che abbiamo detto prima, nel senso che il personale esterno invece il calcolo ce lo fa sulla base delle ore che effettivamente va a presentare, quindi come fa, diciamo, a presentarci le ore che fa, che ha effettuato sulle varie attività? Lo si fa tramite praticamente la presentazione del timesheet. Per ogni progetto, ogni persona che appunto lavora sul nostro progetto presenterà un timesheet di dettaglio in cui andrà a presentare le ore che ha fatto su un determinato progetto. Ve lo farò vedere la volta prossima come ho fatto un timesheet, ve lo darò poi anche come materiale. Normalmente nella fase, diciamo, di costruzione del budget si parte in pratica dalla suddivisione praticamente del numero di ore e si fa un calcolo sul mese uomo, sul mese uomo riferito praticamente alle ore. E qui vi ho rappresentato praticamente quanto equivale un mese uomo. E quindi un mese uomo sono 140 ore. E questo calcolo viene sempre più richiesto dalla Commissione europea, però dipende anche qui molto dai programmi. Sicuramente il programma di ricerca Horizon chiede la costruzione di un budget legato al personale e collegato appunto ai mesi uomo. Però non tutte, diciamo, non tutte i programmi lo richiedono, dipende un po' dal programma. Questo, vabbè, è un esempio, diciamo, di costruzione di un rendiconto. Quindi si parte praticamente sempre dalla VP, si identifica il costo orario e poi, ovviamente, come vi ho fatto vedere prima, si moltiplica questo costo con il numero delle ore. Non si fa altro che riprendere quello, se abbiamo fatto un budget preventivo, l'abbiamo costruito bene, in maniera ragionata, anche quando andremo a fare poi la rendicontazione, non facciamo altro che riprendere già quello che avevamo costruito in fase di presentazione. Ritornando al personale esterno verrà comunque richiesto come documentazione, anche qui è il CV, i mandati, la documentazione di spesa quitanziata, anche qui la lettera sottoscritta di incarico, con cui appunto viene specificata sia la tipologia di incarico che si va a dare a questa persona, il periodo, la durata e il corrispettivo giornaliero normalmente della prestazione stessa, orario giornaliero della prestazione, ovviamente la data e le ricevute di versamento, anche queste vanno sempre, normalmente vanno sempre allegate.